al Mario Di Benedetto, il derby storico tra Pianella e This Wonder 40, il primo del calcio Wisp abruzzese, dirette dal signor Dante Compagnoni dinanzi ad una cornice di pubblico di assoluto rilievo. Queste sono le scelte dei due allenatori e partiamo dal Pianella di Attilio Cimini, che va in campo con D'Alberto, Mancinelli, Quellasante, Capitanio, Pretara, Leporini, Vicario, Panaccio, Guarracino, Di Battista e Napoleone. In panchina Di Francesco, Fragassi, D'Alessandro, Andrelli, Annunziata, Segamiglio e Di Berardino. Risponde la Vis Wonder 40 di Aurelio Capitano con Desiderio, Rossi, Nuzzacchi, Pace, Petaccia del Prete, D'Addazio, Mastrocola, Giusti, Coschignano e Pietrangelo. In panchina troviamo Valerio, Matriciani, Carosella, Mazzocco, Libertini, D'Agostinis e Febo. Si parte e dopo appena 20 secondi Di Battista stende Giusti sulla tre quarti. Il direttore di gara decide di tenere subito in pugno la contesa ed estrae immediatamente il primo giallo di giornata. Saranno 4 i cartellini estratti lungo il resto della sfida. Minuto 4, Giusti si invola sulla destra, traversone tagliato che viene raccolto sul secondo palo con Mancinelli che sulla linea salva D'Alberto, altrimenti battuto. Il Pianella risponde al sesto con un'azione a scarico stile rugby con Di Battista che calcia oltre la traversa da buona posizione. Al 14esimo il derby si sblocca. Lancio dalle retrovie ad innescare il bomber Napoleone. Desiderio sbaglia il tempo dell'uscita e perde il pallone in presa alta col numero 11 del Pianella che manda la sfera in fondo al sacco a porta sguarnita. Esultanza sfrenata per i locali allenati da mister Cimini. La Vis Wonder protesta ma l'azione è assolutamente regolare. L'1-0 si stampa sul tabellone. Gli ospiti però non si perdono d'animo, con Nuzzacchi fermato con le cattive a ridosso dei 16 metri. Coschignano si incarica del piazzato ma la conclusione termina sul fondo. Replay dalla stessa mattonella 2 minuti più tardi, D'Alberto controlla senza patemi. Giusti inizia ad inventare per i compagni, ricamo con il contagiri al 23esimo per Pietrangelo, col numero 20 che sciupa allargando troppo il piattone di sinistro. Giusti rischia il giallo per simulazione alla mezz'ora ma il direttore di gara premia l'assenza di proteste da parte del numero 21 ospite. Clamorosa palla gol al minuto 31, ripartenza letale dell'11 di mister Capitano con Coschignano che si invola verso D'Alberto ma perde il duello occhi negli occhi col portiere locale. Il numero 16 si fa perdonare con gli interessi al tramonto della prima frazione. Dribbling di testa di D'Addazio ed assist per Coschignano che resiste alla carica del difensore e manda in rete il pallone dell'1-1 per la gioia personale della torcida amica che assiepa le tribune del Di Benedetto. Prima del riposo, Giusti cerca il gol del sorpasso con un cross tagliato che attraversa l'intera area di rigore del Pianella senza nessun tap-in vincente. In avvio di ripresa il direttore di gara si fa sorprendere da una ripartenza ospite con Pietrangelo fermato in posizione di offside. Le immagini sconfessano la decisione del direttore di gara con il numero 20 tenuto in gioco da Mancinelli anche con la sfera già in viaggio. Un tiro d'angolo di Giusti regala altri brividi alla difesa del Pianella, poi è D'Alberto ad abbassare la saracinesca con una provvidenziale presa bassa. Al 23esimo il Pianella sfiora però il nuovo vantaggio, traversone al bacio di Napoleone a cercare Quellasante con numero 9 che trova un piattone che sfiora l'incrocio dei pali. Sul versante opposto non sembra essere serata per Pietrangelo. Prima mura un tiro a botta sicura del compagno Giusti, poi manca di testa il bersaglio grosso a ridosso dell'area piccola. D'Alberto disinnesca gli ultimi 3 vani attacchi della Vis Wonder 40 con relativa tranquillità. Poi nel finale il Pianella orchestra un 3 contro 2 mal congegnato e l'azione sfuma per un pareggio che conferma le ambizioni di ambedue le fazioni. 1-1 che muove la classifica di entrambe le squadre. Al ritorno ci sarà da divertirsi.